Ciao a tutti, sono Giovanni Corrado, un ragazzo proprio come voi, un ragazzo nato e cresciuto in Italia, che a 17 anni però ha deciso che il sistema italiano non lo stava aiutando a trovare le sue passioni e a coltivarle. Quindi a 17 anni ho preso un volo in sola andata, ho preso un rischio, quello che mi incoraggio voi a fare. Sono arrivato qui in America, ho trovato un sistema non perfetto, però un sistema che mi ha aiutato a trovare queste passioni, a scoprirle e a percorrerle. Per questo adesso ho deciso di fare qualcosa per voi. Una serie videoblog chiamata Italia, il dimenticatoio dei giovani. Durante questa serie parlerò di questioni sociali che vi toccano da vicino, che toccano i giovani italiani. Avrò come ospiti in ognuno di questi episodi persone che vivono queste questioni sulla propria pelle. Avrò anche protagonisti del mondo dell'imprenditoria e soprattutto anche politici italiani che fanno parte di questo sistema e che magari ci possono aiutare a risolvere questi problemi. Quindi vi invito a seguirmi in questo percorso alla scoperta dei problemi della società italiana, ma soprattutto alla scoperta delle soluzioni che possiamo proporre noi come giovani, perché alla fine questo sarà il nostro paese e sta a noi cambiarlo. Però prima di parlare di problemi e soluzioni voglio che mi conosciate un po' meglio. Per questo ora la mia cara amica e giornalista Eleonora Magnanelli mi farà un paio di domande per farvi conoscere la mia storia. Giovanni, raccontaci come dalla provincia di Genova sei riuscito ad arrivare alla Casa Bianca, all'ONU e a fondare la sua organizzazione benefica. Ma è stato un percorso lungo, è stato un percorso magari anche un po' travagliato. Diciamo, io ho preso un volo di sola andata a 17 anni, mi sono trasferito a Miami dove ho finito il mio ultimo anno di liceo e poi sono stato fortunato a ricevere una borsa di studio per l'Università della Pennsylvania. Diciamo quello che mi ha portato a fare quello che faccio oggi è stato un lavoro costante, è stato credere nei miei propri mezzi e soprattutto non mollare mai, non lasciare mai che nessuno al di fuori di me stesso mi condizionasse su quello che potevo o non potevo fare. Parlando di giovani italiani, cosa ti lega all'Italia e perché ti rivolgi proprio a loro? Mi lega il fatto che io vedo giovani con tantissimi sogni, con un potenziale immenso, che però sono vittima di un sistema che non gli aiuta a realizzarli. Quindi io nel mio piccolo voglio dare loro una testimonianza, la conferma che i sogni non sono solo astratti, ma possono diventare concreti. Giovanni, parli di ambizioni e sogni, ma in concreto questa videoserie come può aiutare altri ragazzi come te? Innanzitutto ad esporli ai problemi sociali che gli toccano da vicino, poi nel portare la testimonianza di persone che hanno molta più conoscenza ed esperienza di me su come queste questioni affliggono i giovani giorno per giorno, ma poi soprattutto per dare consigli pratici su come non perdere mai di vista gli obiettivi e non perdere mai quella voglia di fare, caratteristica del giovane. Tutto questo con umiltà e nella speranza che la mia esperienza possa essere di ispirazione ad altri come me. Grazie mille Giovanni per averci fatto capire di più chi sei. No, grazie a te Eleonora, grazie a Eleonora Magnanelli, mia grande amica e giornalista, e grazie a voi per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo video dove parleremo e avremo come ospite un europarlamentare e parleremo con lui del ruolo della meritocrazia in Italia.